Come si fa a essere originali nel momento in cui butti fuori un'idea, butti fuori un concetto, magari crei un contenuto da diffondere sul web o magari da scrivere in un articolo o in un libro o magari da esporre in pubblico da qualche parte o anche semplicemente nel momento in cui interagisci con altre persone, con amici, conoscenti, colleghi, come si fa a essere originali nelle idee? Dunque io mi ricordo anni fa quando lavoravo all'università, facevo ricerca scientifica e c'era la difficoltà, il problema di tirare regolarmente fuori qualcosa di nuovo, qualcosa che fosse innovativo, e ci si scontrava spesso contro questo ostacolo perché quello che veniva fuori è che nel momento in cui si andava a lavorare in un certo argomento era già stato scritto tanto, era già stato pensato, lavorato, pubblicato tanto che era difficile essere davvero completamente innovativi, rivoluzionari all'interno di quell'argomento, no? E questo è vero per la ricerca scientifica, però in realtà è vero in genere. Di idee, ormai nella storia dell'uomo se ne sono state buttate fuori talmente tanto, si è pensato talmente tanto, che è difficile essere completamente rivoluzionari e originali in cosa si dice, nell'idea, in quello che si dice. È molto molto più semplice essere originali in come lo si dice. Quindi un certo concetto, una certa idea, prenderla e aggiungerci qualcosa e dirla in maniera diversa, aggiungerci un po' del nostro, aggiungerci chi siamo, nel come lo si dice essere originali più che nel cosa si dice. Questo non significa non volersi sforzare per trovare nuove idee, per carità, ci mancherebbe. Però quello che voglio dire è che non si riesce a essere sempre regolarmente originali in ciò che si dice, è molto più facile essere originali nel come lo si dice. E la bella cosa in tutto questo è che in realtà nel momento in cui fai questo processo, passi attraverso questo processo, il risultato è che sei già originale. Sei già originale, perché l'originalità sei tu, l'originalità è il modo in cui sei nel momento in cui prendi un'idea e la fai tua. Nel momento in cui la incameri, ci metti la tua componente, ci metti il tuo tocco magico che solo tu puoi avere, perché ognuno di noi è unico, la rendi tua e a quel punto diventa parte di quello che è il tuo universo di idee originali che vengono fuori da quello che sei tu. Quindi è difficile essere originale in cosa dici? È molto più semplice essere originali in come lo dici? E sei già originale nel momento in cui fai tua un'idea. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.